Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non portate borsa, né sacca, né sandali. Non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti tornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guariti i malati che vi si trovano. Dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Timoteo. Abbiamo già detto che Timoteo era un giovane vescovo, un po' inesperto delle cose di fede, e allora Paolo scrive delle lettere a questo Timoteo per dirgli un po' come fare, per spiegargli com'è il ministero del vescovo. Allora, e qui c'è tutta una, purtroppo, dice, una fila di lamentazioni. Dice: Dema, fedele, mi ha abbandonato. Crescente, altro suo discepolo, è tornato in Galazia. Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Ora, gli studiosi hanno detto: sì, questo qui è il Luca medico di cui oggi celebriamo la memoria. Ecco perché abbiamo letto questo brano. Luca, il nome vuol dire come Lucio, chi dà luce, no? Era un nome importante, quello che dà la luce. E dal suo Vangelo che scrive capiamo che era una persona istruita. Ecco perché è probabile che fosse stato medico, perché quello che scrive nel Vangelo è proprio di una persona istruita. Ha scritto il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, tutti e due ha scritto lui. La tradizione dice che era pittore. Se voi andate un po' in giro per l'Italia, trovate ogni tanto, no, la Madonna dipinta da San Luca. Ci sono, ce ne sono diverse a Padova, per esempio, ce n'è una all'Abbazia di Praglia, se non ricordo male. Bene, perché? Perché il medico conosce bene il corpo umano, quindi si dice che, essendo lui medico, abbia dipinto per primo il ritratto della Madonna. E Luca è anche denominato scriba della misericordia di Dio. Perché? Perché il suo Vangelo di Luca sottolinea specialmente la misericordia che Gesù ha verso i suoi. Quindi ecco perché scriba della misericordia di Dio. Non ha conosciuto Gesù Cristo in prima persona, invece per esempio Matteo sì, Matteo l'ha conosciuto, lui no. Luca ha letto altri scritti, ha sentito testimonianze, ha fatto il suo Vangelo sulla base di testimonianze. Dopodiché nel Vangelo troviamo anche degli episodi dell'infanzia di Gesù, no? Quando Gesù da piccolo, l'Annunciazione, alcuni fatti dell'infanzia per cui c'è un po' tutta la sua vita. L'emblema di Luca qual è? Ve lo ricordate? Vi ricordate qual è l'emblema di Luca? Ogni evangelista ha un suo emblema, no? Marco il leone, Matteo la figura umana, Giovanni l'Aquila e Luca il vitello o bue. Perché il vitello o il bue? Perché il suo Vangelo comincia con Zaccaria che va al tempio e al tempio si sgozzavano i vitelli e i buoi, quindi ecco perché hanno detto che il suo emblema è il bue. Giovanni l'Aquila perché vola alto, Marco il leone perché nel deserto ci sono i leoni. E appunto lui ha questa immagine del bue, è patrono dei medici. Preghiamo appunto per loro che possano fare degnamente il loro ministero. Nel Vangelo Gesù cosa fa? Dà il mandato missionario, dice: andate e fate altrettanto, predicate alla gente.
Dice, la messa è tanta, tante sono le persone che vogliono sentire, però gli operai allora e anche oggi, forse di più, sono pochi. Quindi pregate per le vocazioni, dice lui, perché qualcuno vada a operare nella messa. Tenete conto che sarete come agnelli in mezzo ai lupi, non pensate di trovare privilegi, beni, agi, no, no, no. Agnelli in mezzo ai lupi, pensate come erano contenti questi qua che andavano, però vanno lo stesso. E poi dice, non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada, non passate di casa in casa. Che strano, perché a quei tempi, quando uno lasciava una casa, stava lì a salutare tutti quanti, perdeva un sacco di tempo. Praticamente dice, non perdete tempo, non passate di casa in casa, state in una casa e lì rimanete. E poi dice, come salutare? Pace a questa casa, la pace. È un bene preziosissimo, Veramente la pace è essenziale. Senza la pace non si è niente, neanche la preghiera, non si ha nulla. Quindi se in casa c'è qualche conflitto, cercate di risolverlo, perché altrimenti neanche riuscite a pregare. E poi dice, guarite i malati, lui era medico appunto, e dite, è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando arriva il regno di Dio? Boh, non lo so, non ho idea, nessuno lo sa, non sta a saperlo il quando, come e quando, però è vicino. Ma i tempi sono di Dio, quindi non sappiamo esattamente come e quando.